Hands by polizai. Wait out, polizai. Quello ti direi che è un velox fisso. Ma va? Eh sì, era proprio lui. Quant'è il limite? 50. Ok, St. Moritz Uller Pass. Siamo sulla strada giusta. Limite 50, frenata dolce. Limite 60, leggera accelerazione. Ma cos'è? 50, 60, 50? È tipo, ti mettono alla prova per vedere se sei attento. Guarda come è decorata sta casa. Con gli uccellini. Ok, destra. Penso che da qui si possa dire che inizia veramente la strada verso lo Uller Pass. Beh, 49 km a St. Moritz. Ah beh, orco calle, bel lontana un camò, eh. Ah beh, già. Pensavo di non fare tantissimi chilometri oggi, ma mi sa che in realtà sono tantissimi ancora. Mica segnava 8 ore e un quarto, maps. Ho capito, ma perché tutto su e giù, non c'è statale. Su e giù, sempre salita. Guarda qua che curvoni. Perché ho un mal di schiena esagerato, altrimenti potrei farli sporgendomi. Invece rimango sulla moto come se avessi 90 anni. Ma se prendo due Nurofen insieme dici che mi sballano? Sì, se poi ci prendi dentro anche la Red Bull, ha voglia. Comunque che asfalto veramente bellissimo qua. Sì. Mamma che curve anche. Qua da super sportiva. Tutti i curvoni veloci. Ma fanculo e mal di schiena, ci provo. E proviamo le gomme nuove per Dunlop. Beh, tanta roba, Sì. Non vedo l'ora di assaporare il mio panino, che ho una fame della Madonna. Panino col tacchino. Ci superano anche le macchine, ma non ce ne frega un cazzo, perché noi le multe non le vogliamo prendere. Ma io sto mirando il paesaggio. È molto bello questo posto. Credo che sia già la valle che va solo Uller in realtà. Ah. Comunque lo dico sempre toccandomi: se non venite in Svizzera per la paura dei limiti, per la paura delle multe, mettete la moto in regola e venite, perché cioè, paesaggio spettacolo. Strade, cioè, confronto a quelle italiane, non si possono neanche paragonare. L'unica cosa a cui stare attenti è moto in regola, limiti di velocità, e state attenti che se c'è la colonna di macchine e qua la superate, anche se c'è la linea tratteggiata o anche se c'è la continua e non superate il centro strada eccetera, se c'è la polizia vi vede che superate la colonna, vi fa la multa. Però il paesaggio è bello e le strade sono top. Chiaro, sul passo non potete andare a 180, perché poi magari in cima al passo c'è la polizia col laser, perché qua lo fanno. Cioè non è il posto di blocco all'italiano col carabiniere in mezzo al tornante col mitra che dici vabbè, lascia un po' il tempo che trova. Qua è proprio laser in cima al passo e ti puntano mentre sali, magari anche mentre sei due o tre tornanti sotto. Beh, comunque c'era scritto che si toglieva al limite di 60, quindi puoi andare. Ah ok, ero distratto. E beh, però per poco, perché lì c'è di nuovo Savognin Savoyard. Infatti sarà parente di Savoir, quello che c'era là in Francia prima di fare il Galibier. Sì. Flashback. Stabacchino. Specialità Savoyardi. Beh, si chiama Savoir il paese. Bello. End of flashback. Comunque a furia di girare in moto abbiamo acquisito una conoscenza stradale un po' tipo il tutto città di una volta. Infatti a volte parlando tipo con mio padre gli dico sì, sali di qua, scendi di là, gli dico i nomi dei paesi, mi guarda, mi dice boh. Vabbè, tu sei esagerato. Eins, vai, polizai. Wait out, polizai. E che la Svizzera è sempre stata un passo avanti, anche quando c'erano le guerre, è sempre rimasta neutrale. Quindi sono sempre fatti i cazzi loro e guarda qua. Beh, farsi i cazzi propri in generale nella vita è una buona strategia.
come tanto lo è non rompere le palle agli altri. Esatto. Non so se l'ho già detto in qualche video, ma c'è solo una regola fondamentale per andare d'accordo con me. Luna, tu la sai? Non ti devo rompere i coglioni. Esatto, cioè lasciatemi, non mi rompete i coglioni e con me andrete d'amore d'accordo. Rompetemi il cazzo e divento una bestia. Tipo il vicino che mi dice che i secchi lì non posso lasciarli, che li faccio mangiare. Dopo 2 anni, boh. Giusto per rompere i coglioni, ma proprio per rompere i coglioni. E io dei secchi non te li sposto. Mica, è lui che mi svegliava perché... Mica, parlava come se fosse, non so, al circo. Infatti hai visto la storia del buon vicinato? Mi svegliava al mattino con le sue cazzo di colline inglese. Se fosse veramente buon vicinato non faresti le call su Skype alle 8:30 urlando. Sì. Ah, semaforo. Tac, tac. Che questi mi ricordo che ci hanno superato lo Spluga. Ah. Sì, sì, proprio questi 3 qua erano davanti a noi al semaforo dello Spluga. Come cazzo si fa andare in giro senza i guanti, dico io, ma porca. Zio, però fammi passare, grazie. Se c'è qualche fans che guarda i video, eccetera, che va in giro senza i guanti, mi spiegate come cazzo fate andare in giro senza i guanti? Mica calli proprio come se piovesse. Ma a parte, ma vabbè, ma i calli magari uno se li fa venire anche perché si fa le pippe o perché in palestra non mette i guantini che poi dice che sono da... Io per inciso li metto i guantini in palestra e non ho mai avuto problemi a rapportarmi col sesso femminile. Come cazzo? Cioè, ma prendi anche una mosca, fa male. Prendi un'ape, non ne parliamo. Prendi un sassolino, cazzo, le madonne. Disgraziatamente scivoli, è la prima roba che metti giù per non andare di faccia. A questo punto fa bene la Francia che ti obbliga a metterli. Eh sì. Grande, che saluto caloroso. Anima mia, torna a casa. Quello ti direi che è un velox fisso. Ma va? Eh sì, era proprio lui. Quant'è il limite? 50. Quello era proprio un bel velox fisso dentro al paese. Ve lo dissi che qui bisogna stare molto attenti ai cartelli. Però se si sta attenti ai cartelli, poi dove non è 50 è 80 comunque. Non è come in Italia che ci sono 800 limiti diversi. Ah. Luna Colombo e l'attenzione agli autovelox. E vabbè, andavo a 45. Ma non per quello, ma perché quante multe avresti preso senza di me davanti? Tante. Sii sincera, non mentire. Alcune, può darsi. Probabile, variabile. Beh, una te l'ho fatta prendere in realtà quando avevo la moto rotta dentro all'over nella galleria. Sì, beh, perché se non ci fossi stato tu io sarei andata molto più di 70, Se non ci fossi stato io con la moto rotta, poi. Sì, esatto. Flashback. No, amore, mi si è rotto il cavo della frizione. Se spengo la moto sono fottuto. Amore, la frizione va vuoto. Cioè, non so neanche come spegnere la moto in realtà. Non lo so, l'ho tirata, ha fatto clac e la frizione molla adesso. Dall'altra parte del mondo rispetto a casa. Amore, sono fottuto. Perché non posso più neanche cambiare le marce. Ah no, qua c'è il filo. Da dov'è che si è sganciato? Si è sganciato da sotto. End of flashback. Ci sta, oggi non l'avevo ancora fatto. Possiamo andare almeno a 80? Beh, sono 72. E appunto, parliamo 80, grazie. Che gran differenza! Sì, c'è differenza. Lady KTM e la sovversività. Ma sto andando a 77! Mica! E io 75. Ah, 60! No! Stacca profondo! 40 è un po' criminale però, Minchia, 40! Capisco il 50, ma il 40 è un po' da stronzi. Comunque, memore del paese precedente, direi che manteniamo un buon 35, che non si sa mai. E non c'è più 40, può aprire il gas, attenzione! Minchia, guarda come viene giù questo! Mi ha pure salutato! Ha detto, ma quella è la famosa Lady KTM, attenzione! Cioè, facciamo 2 curve un po' con decisione. Ecco, 50. Non ho fatto in tempo a farne neanche una. Porca puttana.
Ero bello carico, l'avevo vista proprio bella da pennellare con la curva lì. Bam. Tec. Limite. Fine del 50. Attenzione, esce dal 50, può aprire. Adesso questa non gliela toglie nessuno. Un po' di divertimento. Divertimento. Tra 3, 2, 1, cartello sicuro. Attenzione, non è sul cartello. E le pennelle. Mamma, come le pennella. Tutto entro gli 80 però. Ciao, questi tornanti qua ti istigano a delinquere comunque. Questo è quello che ci ha superato sul dritto? Sì. Bestia, che curva. Cioè, Luna, accendimi anche quella davanti, che qua vedo delle emozioni. Ok. Vienimi qua di fianco che facciamo un pareggino. E salendo a Lugliar dal lato di Bivio, in uno degli ultimi paesi, effettivamente dentro al paese con limite a 50 c'era un bellissimo velox fisso che prendeva in tutte e due le direzioni, però va bene, nel senso, si sa che se c'è scritto 50 in Svizzera si va a 50 e comunque è solo in paese. Fuori dai paesi il limite è 80, per ora non abbiamo incontrato neanche un posto di blocco e abbiamo già fatto molti molti chilometri in Svizzera, tipo già centinaia di metri. E niente, andiamo a mangiare che...